Ciao Luca, buongiorno. Sono molto felice di vedere questa sala così piena per un appuntamento con un maestro che per noi questo appuntamento è diventato quasi rituale. Anche l'anno scorso eravamo qui a celebrarlo per la nomina a maestro del fumetto, lo Yellow Kid al maestro del fumetto 2022. Oggi sarà intervistato da un'intervistatrice di eccezione che sono onorato di presentarvi, la direttrice del quotidiano nazionale Agnese Pini. Grazie, benvenuta. Agnese Pini avvierà un dialogo ad ampio spettro con uno degli ospiti più importanti per noi, il maestro del fumetto 2022, Milo Manara. Benvenuto Milo, prego. Bene. Maestro, la lascio nelle sapienti mani della direttrice. Grazie e buon divertimento. Grazie. Intanto grazie di essere tornato a Lucca Comics e grazie di aver accettato di fare questa chiacchierata con me. Mi fa molto felice perché ho tante cose da chiedere e da condividere con tutti i suoi fan, con tutto il pubblico che è venuto qui ad ascoltarla. Comincerei da quello che ci siamo detti poco fa, perché prima di sederci qui abbiamo fatto due chiacchiere col maestro Manara e lui mi ha detto una cosa che mi ha colpito molto, cioè mi ha detto non voglio essere più assimilato solo come disegnatore erotico, come artista erotico. Ho 78 anni e non è più il tempo di essere classificato solo così. I momenti, gli anni sono cambiati molto da quando ho iniziato, e del resto quando lei ha disegnato il suo primo lavoro erotico, il gioco, era il 1978, sono passati 40 anni in cui non soltanto è cambiato il mondo, è cambiata la cultura, è cambiato anche l'approccio che il pubblico ha con il disegno erotico. Allora, parleremo di tutto questo, ma la mia prima domanda è: se Milo Manara non vuole più essere classificato, mi perdoni la parola un po' brutta, solo come disegnatore erotico, che cosa anche è oggi a 78 anni Milo Manara? Allora, intanto comincio subito vuol dire che non ho fatto niente per non meritarmi l'etichetta di disegnatore erotico. Fieramente. Ma sì, un pochino di rammarico, diciamo, c'è, nel senso che ho fatto anche molte altre cose. E per cui alla mia veneranda età forse lo sento un pochino riduttivo, insomma, di essere etichettato solo come disegnatore erotico. D'altra parte mi rendo conto che lo schematismo dell'informazione, insomma, tende a incasellare ognuno di noi in una certa casella, per cui quella è la mia casella e penso che me la riporterò dietro fino a quando avrò un respiro. L'arte tendenzialmente non dovrebbe avere etichette, ma poi la comunicazione è fatta di semplificazioni, quindi poi le etichette ci vengono cucite addosso anche contro, sì, contro la nostra volontà. La cosa interessante però è questa: quando lei ha cominciato a lavorare sull'erotismo, siamo quindi negli anni 70, dicevo prima, il primo fumetto erotico, il gioco del 78, l'erotismo era indubbiamente una forma di assoluta libertà. Era considerata una forma di progresso e anche di lotta culturale e politica contro un certo tipo di società che in quel momento era ancora dominante. In questi 40 anni è cambiato davvero tutto e l'erotismo rischia di diventare quasi un'arma contraria a quella che è stata, quindi non più una forma di libertà, una forma di ribellione, ma una forma che è molto pericolosa, perché rischia a volte di essere strumentalizzata, di essere mal interpretata, di essere usata contro quella ribellione e quella libertà. Parlo di certe accezioni, un po' mi rendo conto,
strumentali appunto o chiuse o miopi del politicamente corretto, dove appunto lo strumento eros legato al corpo della donna viene rigirato contro, no? chi lo utilizza. Sì, sì. Io ho cominciato a pubblicare, la mia prima pubblicazione è del 1969, però era un fumetto in gennaio del 69, quindi erano dei fumetti che io ho disegnato nel 68, che è il mitico anno, che in realtà è un periodo di qualche anno, insomma, ma viene catalogato sotto il nome 68. Il 68 è stato un anno è stato un periodo di grandi cambiamenti sociali, non tanto forse a livello politico, perché mi sembra che ancora oggi viviamo politicamente in quel periodo, insomma, o anche precedente, ma sul piano sociale ci sono stati molti cambiamenti, non solo anche nei fumetti, diciamo, ma soprattutto nella società, proprio anche nella moda. Cioè Mary Quant ha cominciato a disegnare le minigonne, e c'erano i Beatles, c'erano i Rolling Stones che hanno cambiato, e molti altri che hanno cambiato proprio la percezione del senso sociale della musica. I giovani hanno cominciato a diventare soggetto interessante per il mercato proprio, e quindi hanno acquisito sempre più potere. E all'epoca ero giovane anch'io, bisogna dire, e quindi l'erotismo aveva un che di libertario, insomma, di liberazione. Si parla appunto della liberazione sessuale in quel periodo. Tutte cose che via via si sono evolute e adesso appunto hanno perso quel senso di libertà e sono diventate quasi una prigione invece. Cioè i movimenti femministi, per esempio, stavano cominciando allora ad avere un grosso peso anche politico. Adesso è necessaria una grande circospezione, diciamo, per muoverci nel territorio dell'erotismo, perché ci sono molte più sensibilità che bisogna fare molta attenzione a non urtare, sensibilità sacrosante, parlo per esempio del popolo, del cosiddetto popolo LGBTQ, eccetera. Quindi diciamo che l'erotismo, così come potevo raccontarlo io all'epoca, cioè in modo gioioso, anche poco responsabile, insomma, adesso invece diventa un argomento molto più delicato, molto più complesso, più difficile, e effettivamente io credo che siano veramente un bel po' di anni che non pratico più l'erotismo, diciamo, anche se questa etichetta me la porto dietro, proprio perché intanto è evoluta la società, intanto sono invecchiato molto io nel frattempo, e quindi adesso farei un po' la figura del vecchio sozzone, insomma, a continuare su certi argomenti. Certamente che l'erotismo ancora per me è emozionante, ma soprattutto in senso estetico, insomma. Ci si era confrontati con questa brava cantante Elodie sulla funzione del nudo, che per me, io avevo già superato, diciamo, il tabù di questo nudo, nel senso che Prasite, lei che era il maestro del nudo, è vissuto 2500 anni fa, cioè non l'altro giorno, insomma, e da allora il nudo è sempre stato celebrato. Adesso mi pare che cominci a diventare molto più problematico che 2500 anni fa, per l'appunto. Tra l'altro, mentre parlava, mi veniva in mente che lei in una
intervista ha citato un altro maestro del passato a proposito di erotismo, non solo di nudo, che è Bernini, e le famose estasi delle sante come Santa Teresa d'Avila, che in un certo senso raccontavano un'estasi religiosa, un'estasi mistica, ma che aveva molto a che fare con l'orgasmo, quindi con l'estasi sessuale. E in questo senso eravamo più liberi una volta, l'arte era più libera un tempo di quanto non lo sia oggi, cioè se l'eros non è più ribellione, se l'eros non è più libertà, se lei oggi, immaginiamo che lei oggi avesse 30 anni, non rifarebbe mai, immagino, un fumetto come Il Gioco, proprio per non incorrere in determinati tipi di accuse, in determinati tipi di manipolazioni culturali, allora siamo meno liberi forse? Probabilmente sì, però non so se giudicare questo in modo negativo o positivo, a dire la verità, perché certe cose mi davano fastidio già all'epoca, per esempio certi filmetti, film scollacciati della commedia all'italiana, diciamo, c'era spesso la figura dell'omosessuale che veniva dileggiato, insomma parlava in un certo modo, gesticolava in un certo modo, e questo già mi dava fastidio all'epoca. Ma adesso sicuramente è diventato, nessuno si permetterebbe più di fare queste caricature, insomma, e in questo senso credo che l'evoluzione sia stata positiva. Poi un certo ingabbiamento, per esempio c'è in Francia è scoppiato un grande scandalo per un autore, Bastien Vivet, a cui era stato assegnato un premio in Angoulême, che poi il premio è stato ritirato, eccetera, perché nei suoi fumetti adombrava un po' un certo un tipo di erotismo che poteva essere definito o scambiato per pedofilia, per esempio, e questo l'ha condannato a un certo ostracismo, tanto che ha cominciato a disegnare Corto Maltese, per l'appunto, cioè una storia in cui l'erotismo aleggia, ma insomma di sicuro non è così presente, ecco. E quindi non saprei giudicare se è buona o è cattiva questa limitazione, ma certamente c'è la limitazione. Però a questo punto le faccio una domanda proprio a lei come artista, cioè l'artista che è in lei e che è lei. Quanto l'arte può permettersi di essere libera rispetto alla morale del tempo che si vive? Cioè ogni tempo ha la sua morale, ogni tempo ha le sue fissazioni morali, ha le sue ai suoi archetipi morali dentro cui crede, dentro cui è immersa. L'arte quanto può permettersi di essere libera rispetto a questo e anche di rompere quindi quegli schemi, anche a costo di suscitare scandalo, di suscitare vergogna, di suscitare recriminazioni o insulti addirittura? Gli artisti a volte vengono perfino insultati. Allora, personalmente non so quanto l'arte sia libera o no, so che dovrebbe essere libera però. Non credo nella censura sotto nessuna forma, anche nell'autocensura, insomma. Anche perché quando vengono coinvolte vere persone c'è la legge che mette dei limiti. Ma quando invece si tratta di opere di fantasia, di pensieri, di letteratura, di fumetti, per l'appunto, che non coinvolgono vere persone, non dovrebbe esserci nessun tipo di censura, secondo me. La creazione, diciamo, deve essere totalmente libera proprio. Poi starà al lettore a giudicare se leggere o no certe cose. Ma l'idea che ci sia qualcuno che decide per me quello che io posso leggere o quello che io posso vedere e quello che invece non posso leggere, non posso vedere, questo francamente mi è insopportabile, insomma. Ripeto, se parliamo invece di fotografia, di cinema, cioè là dove vengono coinvolte vere persone, c'è la legge che pone limiti. I bambini non possono essere utilizzati per racconti pornografici o erotici, i veri bambini, non l'idea del bambino. Parlo di un argomento, la pedofilia, che
io lo considero per me abbastanza lontano, insomma, nel senso che io sono molto tradizionalista, l'erotismo è legato alla donna, insomma, sono un vecchio eterosessuale, impenitente, diciamo. E quindi non è un argomento che mi tocca particolarmente, ma dico, non arriverei mai a censurare Nabokov per Lolita oppure qualsiasi altro autore che oggi abbia il bisogno o la voglia di affrontare quel tema, per esempio, uno dei tanti temi, ma ce ne sono anche altri di temi tabù, insomma. E credo che la censura non dovrebbe esistere per le opere di pensiero, insomma, che non coinvolgano vere persone. È abbastanza recente una legge che rubrica la violenza sessuale come un delitto contro una persona, mentre prima era un delitto contro la morale. Che è folle, insomma. In realtà la violenza sessuale è un delitto contro quella persona, contro quella donna o contro quell'uomo. E io trovo che sia giusto, quindi, che venga sanzionata dalla legge, ma la violenza, se viene trattata da un artista, da uno scrittore, da un fumettaro, eccetera, io credo che non debba avere censure. A lei mi è capitato di essere censurato nel corso della sua lunga carriera? In maniera più o meno evidente, perché a volte ci sono censure anche subdole. Sì, la censura più grave a cui sono stato sottoposto, diciamo, mi è capitata incredibilmente in Sudafrica. Prima di Mandela, cioè all'epoca dell'apartheid, io ho ricevuto da Radio Popolare un foglio di un settimanale sudafricano in cui c'era una rubrica intitolata Il barometro dell'apartheid, che è un foglio di giornale che io tengo appeso nel mio studio insieme al mio vittoriale, diciamo, è come uno dei premi più preziosi della mia collezione, e ho ricevuto questo giornale in cui ho trovato, con mia grandissima sorpresa, tre libri di Giuseppe Berman, un personaggio che facevo all'epoca, quindi non i libri erotici, ma i libri invece più strettamente forse politici, in un certo modo, insomma. E il mio stupore era intanto che in Sudafrica qualcuno fosse al corrente della mia esistenza in vita, ma soprattutto la sorpresa era che qualcuno avesse letto i miei libri e che li avesse capiti, perché questo faceva il fatto di essere capito. Ho un po' faticato anche qui in Italia, insomma, perché appunto avevo già questa etichetta, e quindi questi Bergman, qualcuno l'ha capito il contenuto di questo fumetto, ma la maggior parte, forse dei critici più che dei lettori, questo è passato un po' sotto silenzio. Comunque questa era la censura più importante che ho avuto, tre libri proibiti in Sudafrica. La più recente delle censure mi è capitata con la Marvel, che mi aveva affidato tutta una serie di copertine, di cover alternative, come si chiama, variant cover, sulle supereroine più che sui supereroi, non so perché, mi avevano affidato le supereroine. E finché non è toccato a Spider-Woman, la donna ragno, e lì è piombata una censura, ha fatto molto scandalo questa Spider-Woman. Ma secondo lei perché? Ma appunto io non so ancora spiegarmelo, Spider-Woman. Perché in realtà forse era la più innocente di tutte le figure che avevo disegnato, nel senso che io, che non sono un grandissimo conoscitore
dei supereroi americani. Sì, li apprezzo, trovo veramente affascinante e curioso anche questo Olimpo, insomma, questo Olimpo moderno in cui ci sono questi dei che intervengono negli affari dell'umanità, così. L'ho sempre visto come un po' un rinfrescare la cosmogonia dell'antica Grecia, insomma, era affascinante. E non solo, ma uno dei grandissimi artisti che ho più ammirato nella vita, che si chiamava Jean Giraud Mébius, aveva fatto Silver Surf, cioè uno di questi eroi, e allora mi sono sempre detto, beh, se l'ha fatto lui posso ben farlo anch'io, insomma, senza vergognarmi. E quindi ho accettato molto volentieri questo incarico di fare le copertine, anche perché pensavo che era una cosa molto, molto piacevole, insomma, affascinante, pensare che magari nell'Ohio ci fosse un ragazzino da qualche parte che si emozionava vedendo queste copertine, insomma, è bello per un autore sapere di comunicare, insomma. E arrivato il turno di Spider-Woman, io non ho fatto altro che prendere un'immagine di Spider-Man e più o meno riprodurla tale quale, eccetto cambiando l'anatomia del personaggio, perché lì si trattava di un maschio, di un ragazzo, e quindi io l'ho tradotto in termini femminili. E è successo un po' una piccola ira di Dio, diciamo, perché è stata trovata molto scandalosa la posizione di questa supereroina, che io avevo preso proprio da una posizione canonica di Spider-Man, al punto che è stata censurata, cioè Marvel ha pensato se pubblicarla o no, finché poi hanno deciso di pubblicarla mettendo però il titolo a coprire il sedere poi di questa ragazza, perché non è che si vedesse questo granché, c'era questo sedere un po' trionfante, diciamo, ma l'anatomia è quella lì. Le donne hanno un sedere molto affascinante, insomma, per quel che mi riguarda, a me. E quindi hanno messo il titolo sopra la parte, diciamo, ma questa non era tanto la censura, in realtà la censura è stata che da allora in poi non mi hanno più chiesto copertine. Hanno preferito evitare. Sì, evitare. Ma senta, ma secondo lei che cos'è che ancora oggi, che oggi, perché poi ancora non è il termine giusto, perché ogni tempo ha le sue, che cos'è che oggi nel 2023, negli anni 20 del 2000, suscita scandalo rispetto al corpo di una donna? Scandalo o appunto una reazione di oddio mio no, è troppo, non va bene, è sbagliato, è strumentale. Che cos'è del corpo della donna che provoca in tanti di noi, donne e uomini, questo tipo di strana reazione? Dico strana perché il corrispettivo nel corpo dell'uomo non c'è a livello di sensazioni primordiali che sentiamo. Ma risponderò con un piccolo esempio. Nel Nome della Rosa, di cui sto disegnando la seconda parte, c'è alla fine della prima parte, quindi del libro che è uscito, c'è l'apparizione di una ragazza, che è nel testo di Umberto Eco. E questa ragazza si spoglia davanti al ragazzo, ad Adso da Melk, cioè l'adolescente, e lui resta totalmente folgorato, insomma, da questa apparizione di questa ragazza nuda. Già l'idea di aver incontrato una donna era per lui qualcosa di molto turbante, insomma, ma poi vedere questa nudità è stata una vera e propria folgorazione. Lì c'è
una frase che scrive Umberto Eco, presa dal Cantico dei Cantici. Dice: mi chiedevo chi fosse questa ragazza, bella come la luna, sfolgorante come il sole, terribile come un esercito schierato a battaglia. Questa è la frase, terribile come un esercito schierato a battaglia. Il nudo femminile è terribile come un esercito schierato a battaglia, ancora oggi. E credo che la censura, cioè il turbamento, diciamo, che provoca questo nudo femminile, sia proprio la terribilità del nudo femminile. Intendiamoci, distinguo benissimo lo sfruttamento del nudo a scopo commerciale, e questo dà fastidio anche a me, cioè la reificazione del corpo della donna, del nudo della donna in particolare, forse anche dell'uomo. So che c'è però una pubblicità di uno che inopinatamente sta comprando una casa e inopinatamente è nudo e offre il succhino. Però quello fa ridere, non fa scandalo. Se fosse una ragazza che fa la stessa identica cosa, turba molto. Perché è terribile come un esercito schierato a battaglia. Ripeto, quando vedo che per venderci una bottiglia di acqua minerale alla bottiglia viene affiancata una ragazza più o meno discinta, dà fastidio anche a me. Ma mi dà fastidio la banalità dell'operazione, cioè credo, insomma, per rendere seducente un oggetto qualsiasi, tu lo metti insieme alla seduzione per eccellenza. Quindi è un'operazione così sciocca, insomma, banale. Ecco, mi aspetterei dai pubblicitari qualche invenzione un po' più articolata, ecco, che non questa semplice banalità, insomma. Quindi capisco bene che ci sia un problema da questo punto di vista, e sono d'accordissimo che non dovrebbe essere proprio la sacralità del nudo, non dovrebbe essere mescolato a un cinturato Pirelli, insomma, o qualsiasi altra cosa. Ecco. Ha ragione. Forse proprio in virtù di questo sacro turbamento che il nudo femminile suscita, è sempre stato materia di studio, di lavoro dell'arte da 2000 anni, come diceva lei, ma anche prima, insomma, la donna nuda è qualcosa che appartiene all'arte primitiva. Certamente. Ecco, mi chiedevo questo: lei che ha passato i suoi 40 anni di carriera, più di 40 anni, insomma, dal gioco in poi, a disegnare tantissimi... 53 anni di carriera. A disegnare tantissimi corpi femminili, nudi o seminudi o discinti. L'ha fatto per addomesticare questo turbamento, questo sacro turbamento? Si sente meno turbato dal corpo femminile dopo averlo così tante volte riprodotto, così tante volte studiato anche inevitabilmente per poterlo riprodurre? Devo dire no, a dispetto della mia età è ancora tale quale proprio la venerazione di tipo estetico proprio nei confronti del corpo della donna, insomma. Sì, probabilmente la pace dei sensi sta arriverà, ma è soprattutto proprio una fascinazione di tipo estetico, questa alla mia età. Quando ero giovane era anche un tipo di seduzione, di turbamento, diciamo, sessuale, ecco. Ma io ho sempre fatto nella mia testa una distinzione tra sesso e erotismo, e quindi anche tra pornografia ed erotismo. Non mi spaventa assolutamente la pornografia, insomma, non ho niente contro, ma la trovo molto, molto banalizzante, per l'appunto. Cioè l'erotismo è l'evoluzione, l'elaborazione culturale del sesso.
L'erotismo è proprio l'elaborazione culturale del sesso, mentre la pornografia è semplice esposizione del sesso, ed è questa la differenza che faccio mentalmente io. E quindi l'erotismo ha qualche cosa che va oltre la nudità o l'atto sessuale, potrebbe anche benissimo escludere l'atto sessuale. Io, per l'appunto, che mi porto dietro l'etichetta, raramente, anzi nei miei fumetti di cui sono stato autore anche dei testi, rarissimamente o forse mai addirittura ho disegnato un rapporto sessuale. Per me l'erotismo è qualche cosa che è al di fuori dell'atto sessuale in sé. E quindi non mi ricordo più qual era. No, era la risposta è questa, è giusta. Io, tra l'altro, mentre parlava, e appunto raccontava che non serve, non basta, non è inutile, non è questo lo scopo, no, il disegnare il corpo femminile per esorcizzarne il turbamento. Però mentre parlava mi veniva in mente, pensando ai grandi maestri dell'arte del passato e a un nudo, se io devo pensare a un nudo femminile dell'arte del passato, il primo che viene in mente è la Venere del Botticelli, proprio è la prima immagine che mi compare nella mente. E mentre mi compare nella mente mi sono chiesta, ma è erotica la Venere del Botticelli? E non saprei dare una risposta, forse per i nostri canoni di oggi no, ma perché siamo abituati a un altro tipo di erotismo, un altro tipo di eros, perché anche l'erotismo cambia con il passare del tempo. Però mi sono chiesta se per i contemporanei di Botticelli quel nudo, quello sguardo, quella dolcezza, quel capello fluente che copre lievemente le parti intime della Venere, se era un'immagine erotica, se era un'immagine potentemente erotica, forse sì, ma volevo chiederlo a lei, e le volevo anche chiedere se tra questi grandi maestri del passato, quindi quando loro disegnavano nudi che oggi noi non associamo immediatamente all'erotismo, perché comunque non lo facciamo immediatamente, ma c'è qualcuno di loro che invece secondo lei aveva all'epoca e ancora oggi un approccio altamente erotico col disegno del nudo a quei livelli di arte considerati sublimi, eccelsi e insomma inevitabilmente canoni, no, per tutti gli artisti arrivati dopo? Ma a proposito della Venere di Botticelli, io credo che sì, sia potentemente erotica, ma è un erotismo per appunto molto elaborato intellettualmente, cioè è un erotismo di tipo estetico, è l'estetica dell'erotismo. Cioè lì è la bellezza che gioca in primo piano, insomma, è proprio questa sacralità del nudo. Cioè lui ci presenta, bisogna sempre dire che il corpo della donna poi si carica di molti, molti simboli che il corpo dell'uomo non ha, per esempio la maternità, la creatrice di vita, cioè quel corpo è anche creatore di vita, quindi si carica di altri significati, di altri, evoca diciamo altre idee anche sommerse, insomma. Perciò quando mi sento fare l'obiezione, ma perché non il nudo maschile? Il nudo maschile è molto più povero, diciamo, da un certo punto di vista, sia in senso estetico e sia anche in senso proprio simbolico. Il corpo, il nudo femminile è carico di simboli, evoca ancestralmente proprio delle emozioni, insomma. E poi fa pensare anche a una certa intimità, mentre il nudo maschile può essere appunto esibito in pubblico, il corpo della donna no. Cioè ha tutta una serie di sovrastrati, diciamo, che lo fa essere speciale, è davvero differente dal nudo maschile, insomma, è davvero è molto più potente, molto più esercito schierato in battaglia. Che noi vediamo i bronzi di Riace, e ci viene in mente l'esercito schierato in battaglia perché hanno gli elmi sulla testa, sono guerrieri, ma non è quello il senso della terribilità
Certamente avere a che fare con questi due Marcantoni, insomma, che fanno paura, insomma, questi qua certamente io non li sfiderei mai a duello, diciamo. Ma è un altro tipo di turbamento, di terribilità, per l'appunto. Il corpo della donna è inerme e ciò nonostante è un esercito schierato in battaglia. Cioè è un po' forse difficile da spiegare, ma apposta ho tirato fuori questa frase di Umberto Eco, che è del Cantico dei Cantici, perché proprio è la spiegazione della sacralità e della potenza del nudo femminile, ecco, che non è solamente... sì, io mi ricordo perché ho cominciato la mia carriera 50 rotti anni fa disegnando questi fumettini Yolanda, De Almaviva, Genius, che erano dei fumettini di avventura, diciamo. E però ogni tanto la protagonista faceva la doccia, quindi erano fumetti erotici, come i film, d'altra parte, i film della commedia all'italiana. Ogni tanto queste ragazzone facevano la doccia. Allora c'era la musica di un sassofono, c'era, cioè, l'elaborazione appunto di un certo erotismo. Oppure, seguendo l'esempio delle pin-up americane dell'epoca, si impigliavano sempre in cespugli di rovi, eccetera, quindi restavano nude, in poche parole. E questo era il massimo dell'erotismo, mostrare il corpo della donna, appunto. Ma poi non c'era niente di erotico in questi fumetti che disegnavo all'epoca. Ma era appunto l'idea che c'era allora, insomma, di rappresentare il proibito, insomma, di rappresentare la nudità. Ma adesso invece l'evoluzione è stata proprio quella di mostrare anche la sacralità del corpo della donna. Cioè, Botticelli c'è riuscito, per l'appunto, ero Botticelli, ma il corpo della donna è sempre stato celebrato nel corso della storia dell'arte. E vediamo anche l'evoluzione di questo corpo. Beh, se prendiamo i nudi di Rubens, non hanno più nulla a che vedere con Botticelli, appunto. Parlano proprio di altre persone carnali molto più presenti, perché all'epoca era considerato più erotico il corpo un po' flaccido, pieno di cellulite, perché rappresentava l'idea della donna che passa il suo tempo costantemente a letto, non fa movimento e quindi diventa proprio l'immagine, il simbolo, insomma, della sessualità. E le donne di Rubens, che sono magnifiche, ma sono piene di cellulite, per l'appunto. Oppure, sì, altri autori più o meno sempre dello stesso periodo, ma il campione mondiale è certamente Rubens. Ma per quel che riguarda la rappresentazione artistica dell'erotismo, ci sono dei grandissimi maestri che hanno dipinto l'erotismo, per esempio Klimt. Klimt certamente ha rappresentato questa elaborazione culturale del sesso, insomma, dell'apparizione del nudo femminile. Ci sono altri artisti proprio dello stesso periodo, più o meno, che conducevano anche una vita licenziosa, diciamo. Per esempio il grandissimo scultore Rodin aveva lo studio popolato da ragazze che erano lasciate libere di esprimere la loro sessualità, il loro erotismo più che la sessualità. E Rodin faceva un sacco di schizzi che sono pubblicati, da cui vediamo anche Klimt faceva queste cose. Ci sono dei disegni di Klimt molto erotici, di ragazze che si masturbano, per esempio, o ragazze che si esibiscono. E lo stesso faceva Rodin, che poi forse non apparivano nella pittura finita, ma ci sono gli studi proprio a dimostrare, insomma.
che l'erotismo era, alimentava proprio l'arte, l'arte di questi giganti della storia dell'arte, ecco. Per cui sì, l'erotismo è un tema, normalmente è legato alla donna, appunto. Adesso sto pensando se ci siano anche esempi di erotismo, ma forse proprio nell'arte greca, l'Apollo del ben vedere, per esempio, indubbiamente è erotico. Certo. Oppure la pittura di Caravaggio. Caravaggio non ha mai dipinto nudo femminile, mai. Ha sempre dipinto però molti nudi maschili, camuffati più o meno da Eros, da amore che vince tutto. Eros vince Tomnia, c'è questo scugnizzo napoletano, appunto, che esibisce proprio in modo sfrontato la sua nudità. Questo è Caravaggio. Oppure addirittura un quadro che è stato censurato, era stato commissionato dalla Basilica di San Pietro addirittura, e poi è stato censurato, non è stato accolto, perché rappresentava Gesù bambino con la nudità molto evidente. Non era un Gesù bambino neonato, non era in braccio alla Madonna, era a piedi, cioè in piedi, era un ragazzino di 8-10 anni, non so, facciamo, e calpestava il serpente, e la sua madre, la Madonna, lo aiutava proprio in questo calpestare, e esibisce appunto una nudità a sua volta sfrontata, insomma. E questo è stato censurato per questo, per cui ci sono anche casi di nudo maschile, ma sono più legati all'adolescenza, per l'appunto. Non mi ricordo, per esempio i bronzi di Riace non sono, hanno niente così di erotico, insomma. Sì. Beh, abbiamo visto, appunto, ce l'ha spiegato benissimo, come l'arte sia sempre stata ossessionata o contaminata dall'erotismo, dai Greci, a Botticelli, a Caravaggio, a Klimt, a Rodin, a lei. Grazie. Ecco, ogni epoca ha avuto la sua sensibilità nel raccontare l'eros, nel sacralizzarlo, nell'esorcizzarlo, nello smitizzarlo, nell'esaltarlo. Anche lei ha avuto la sua. Oggi, secondo lei, qual è l'approccio che l'arte ha rispetto all'eros? Perché l'eros, lo dicevamo all'inizio della nostra chiacchierata, è entrato in ogni parte anche attiva della nostra vita, nel senso che ciò che era difficile vedere anche soltanto 30 anni fa, oggi è molto più accessibile, molto più visibile, sia nel corpo della donna, sia anche, non so, nell'erotismo online. L'eros è entrato molto più normalmente, facilmente nelle nostre vite. Allora l'arte com'è che può raccontare qualcosa che non è più così proibito? Mentre parlava mi riflettevo sul fatto che forse gli artisti che sfidano il proibito e sfidano la morale sono sempre stati ossessionati dall'eros, perché l'eros è sempre stato qualcosa di lontano, almeno negli ultimi 2000 anni, no? Troppo indietro non possiamo andare. Qualcosa di censurato, qualcosa di nascosto. Pensiamo ancora oggi a quello che succede per esempio in Iran. Lei prima raccontava, citava Umberto Eco, il Cantico dei Cantici, il corpo della donna che è anche, no, una schiera in battaglia, è così una schiera in battaglia che in Iran si va in giro senza velo, si mostrano solo i capelli, che è, diciamo, la parte più alta dell'erotismo, si viene uccisi a proposito di essere schiere in battaglia. Forse questa non è così potente l'erotismo femminile, che ci si rischia la pelle in alcuni paesi. Ecco, ma venendo al nostro occidente, oggi l'arte come si pone nei confronti di qualcosa che apparentemente è meno proibito, anzi è estremamente accessibile? Ma sul fatto che sia meno proibito non so se sia così vero. Negli ultimi anni proprio, cioè negli ultimi anni, le nostre società sono diventate multietniche, multireligiose, eccetera, per cui non è proprio così, diciamo che la libertà
che, a cui si era arrivati una volta, mi pare che stia subendo una regressione, una compressione, insomma, perché c'è sempre il rischio di urtare questa o quella sensibilità. Io faccio l'esempio dei disegnatori di Charlie Hebdo, che non era tanto sull'aspetto erotico, ma era su altre cose che si concentrava la censura. Ma sì, possiamo parlare di censura se la censura usa il mitra, sì, che quella è stata una censura definitiva, diciamo. Io ero molto, molto legato, eravamo veramente molto amici con uno di questi grandi disegnatori, che era Georges Wolinski, che ha frequentato molto l'erotismo e credo, e poi con un grandissimo rispetto proprio per la donna, e il suo era un erotismo di tipo gioioso condiviso proprio dalla donna, insomma. La donna stessa era veramente libera di giocare a questo gioco della seduzione, che diventava appunto gioioso e liberatorio, ecco. Adesso mi pare che questo tipo di gaudio, insomma, sia veramente molto più compresso e è ritornato di nuovo un certo oscurantismo, insomma, mi pare, da quello che vedo. Non mi pare che ci sia stata un'evoluzione, ma è stata una involuzione però di tipo culturale proprio, anche nella società, ecco, per cui le immagini erotiche sono sempre più rare e sono sempre più censurate moralmente proprio dalla società, ecco, che considera l'erotismo un argomento sporco, appunto. Mi viene in mente una bellissima frase di Woody Allen, a cui hanno chiesto: ma secondo lei il sesso è una cosa sporca? Se è fatto bene, sì, risponde. Ma c'è un'altra frase anche che è illuminante, sempre di Woody Allen, che dice: qual è la differenza, a cui hanno chiesto qual è la differenza fra pornografia ed erotismo? E lui risponde: la pornografia è l'erotismo degli altri e viceversa. Cioè, a seconda, insomma, il confine è talmente labile, poco definibile, insomma, che ognuno pone questo confine in base alla sua apertura, alla sua idea, insomma. Poi, come vediamo, è un confine che è cambiato, che cambia anche attualmente, è cambiato nel corso della storia, ma cambia anche attualmente nel corso della geografia, diciamo. Cioè, quello che è possibile oggi qui non è possibile oggi altrove. Lei ha parlato dell'uccisione di queste ragazze perché non erano perfettamente a posto con il chador, che dimostra appunto che questa terribilità ancora non è accettata, insomma, dalla società, in particolare dalla società maschile. Cioè, questa terribilità fa ancora paura, insomma, fa ancora paura, e lo dimostra appunto in altre zone del mondo, ma in fondo ancora da noi, ecco. Questa sacralità spesso viene violata, a parte nei comportamenti con la violenza vera e propria sessuale, ma viene anche violata con la pubblicità, con la mercificazione, per l'appunto, di questa sacralità, che va assolutamente adorata e rispettata in quanto tale, come sacralità estetica anche. E quindi chi la viola penso che non abbia capito niente della vita, insomma, proprio nulla, di niente. Abbiamo parlato di censure morali
autocensure anche a volte, perché a volte gli artisti si autocensurano. Ah beh, sì. E poi anche di censure o autocensure politiche, morale e politica da sempre inevitabilmente si intrecciano, vanno insieme. E allora io le voglio chiedere che cosa pensa, è una domanda difficile e anch'io non ho una risposta precisa a questa domanda, ma lei sa che c'è stata molta polemica in questi giorni intorno proprio a Lucca Comics per il patrocinio concesso all'ambasciata di Israele. Alcuni artisti hanno deciso di non venire, come Zero Calcare, altri, a proposito di autolimitazioni, autocensure, sono i due artisti israeliani che hanno firmato il manifesto di questa manifestazione 2023, e in virtù di questa è stato dato il patrocinio, hanno deciso all'ultimo di non partecipare per evitare polemiche, strumentalizzazioni, eccetera, 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 intorno all'arte. Ecco, un artista, quando il mondo si trova dentro i disastri, e questo è uno di quei momenti, no? Abbiamo avuto l'Ucraina, la Russia, cose simili sono successe con la Russia e l'Ucraina, partecipano i russi a manifestazioni sportive, culturali, artistiche, sì, no. Ora siamo nel caso medio orientale, Palestina e Israele. Come si deve porre l'artista? Come l'artista, perfettamente calato dentro il mondo in cui vive, in cui esiste, deve rapportarsi a quella morale e a quella politica? Secondo me l'artista, come tutte le altre persone, si comporta esattamente come si sente di dover fare. Quindi Zero Calcare, nella fattispecie Fumetti Brutti, hanno ritenuto di fare questa scelta. Io ritengo di fare un'altra scelta, ma perché io non mi sento assolutamente la statura morale per giudicare Israele o per giudicare altri. Cioè, io considero, e credo che dovremmo considerarlo tutti, quello che sta succedendo adesso e che è successo più o meno dal 48 in poi in Israele, è la diretta conseguenza di quello che è successo qui, prima del 48. Cioè, nel corso dei secoli il popolo ebraico è sempre stato perseguitato, massacrato, eccetera, da noi europei, da qui, fino a culminare con quella tragedia mostruosa che è stata la Shoah. Ed è stato in seguito a questo che è stato formato lo Stato di Israele, per avere, all'epoca si diceva proprio, c'era una deliberazione inglese che dice, per dare un focolare agli ebrei. Non si parlava ancora di Stato di Israele. Poi è stato fondato da Ben Gurion nel 47-48, appunto, e già lì sono successe le prime guerre, eccetera, immediatamente. Si può capire perché questo Stato è stato paracadutato in un'area in cui c'era già della popolazione, per cui sono cominciati dei problemi enormi, una complicazione che ha portato a questa guerra sciagurata. Ma io, appunto, in quanto europeo, in quanto anche italiano, non mi sento la statura morale, il diritto morale di poter giudicare, proprio perché è la conseguenza diretta di come si sono comportati gli europei e gli italiani nei confronti di questo popolo. Lei dice siamo tutti responsabili. Dopodiché, cioè abbiamo un peccato originale che ci accomuna. Certo, è ovvio che chiediamo tutti che cessino i bombardamenti il prima possibile, che aprano questi corridoi umanitari. Certamente, ma ci mancherebbe altro. È ovvio. Chi di noi ha piacere di vedere una popolazione sotto le bombe? Ci mancherebbe altro, insomma. Però da qui a dire ma quella manifestazione lì ha un patrocinio dell'ebreo, insomma, e quindi non vado, come dico, Zero Calcare ha ritenuto lui di comportarsi così e ha fatto benissimo, nel senso che ognuno
deve fare quello che si sente di fare. Io mi sono sentito invece di venire, ecco, questo è. Senta, lei è nato nel, citava il 48, nascita dello Stato di Israele, lei è nato nel 1945, quindi quando l'Italia stava uscendo dalla più grande tragedia. Sì, era già stata, era già finita la guerra, da pochi giorni però, perché io sono di settembre, quindi... Da pochi mesi era finita sì. La guerra. Lei poi ha vissuto la stagione straordinaria della ricostruzione della pace, in cui qui in questo paese e anche in Europa siamo riusciti a fare quello che Israele e Palestina non riescono a fare, cioè mettere da parte le ferite del passato, le vendette, il sangue versato, con stragi, omicidi, bombardamenti, insomma tutto quello che la Seconda Guerra Mondiale ha causato a casa nostra, e costruire un percorso appunto di pace e addirittura di amicizia tra popoli che si sono massacrati fino al giorno prima. Adesso a 78 anni vive insieme a tutti noi un periodo in cui alcune di quelle premesse straordinarie, di quella stagione straordinaria, sembrano venire meno. Allora, siccome questa è l'ultima domanda e non la voglio fare pessimista, la voglio fare ottimista, perché è giusto salutarsi così, soprattutto all'ora di pranzo, perché sennò si va a tavola storti, come si dice, ci aiuta a vedere oggi dove può essere la bellezza? Lei che ha fatto della bellezza la sua firma, la sua cifra artistica. Ma la bellezza è lì dove è sempre stata, insomma. Naturalmente dipende da noi soffocarla o lasciarla libera, questa bellezza, appunto. Certo che si sono infranti molti tabù, il tabù della guerra, per esempio, che resisteva da tanti anni, è stato infranto. Qui in Europa, perché magari altrove piccole guerre locali sono sempre state in corso, purtroppo. La bellezza quindi è proprio nel contrario esatto di questo istinto non represso, insomma, di uccidere, di massacrare, di imporre la propria volontà. Se sei d'accordo, bene, se no ti ammazzo. Cioè, è una cosa assurda, diciamo, pensando all'evoluzione della nostra cultura. Non parlo di religione, ma parlo proprio di cultura, insomma. La nostra cultura ripugna questo tipo di violenza. Ma invece quello a cui assistiamo è che la violenza è sempre più dilagante. Ma non solo nel senso delle guerre, ma per esempio questi baby gang sono allarmanti, insomma, perché questa è una generazione giovane che dovrebbe essere quella che poi gestisce il mondo nel futuro, che sono inclini a una violenza. Ecco, la bellezza è nel contrario esatto di questo. Però è sempre stata lì, ma adesso mi sembra che venga sempre più soffocata. Ecco. Ci vuole la capacità di vederla come ha saputo fare lei in questi anni. Tra l'altro avevamo cominciato questa conversazione con io che le dicevo che non voleva più essere associato solo all'erotismo, abbiamo parlato praticamente solo di erotismo, alla fine, perché io volevo dimostrarle che invece lei deve essere ancora oggi fiero e orgoglioso di essere etichettato come artista erotico, perché appunto ci ha dimostrato, ce ne fosse stato anche bisogno ancora oggi, quanto questa cifra artistica sia importante, eccezionale e un po' salvifica anche rispetto alla violenza e all'orrore dentro cui siamo purtroppo immersi. Quindi grazie Milo Manara di averci raccontato queste cose molto belle. Grazie a lei.